Ha detto che sono un eroe, ma sinceramente mi sento di aver fatto quello che andava fatto. Alessandro Dioni ha appena 16 anni, ma con freddezza e lucidità è riuscito a salvare la vita al 52enne Marcello Amadori, grazie all'utilizzo di un defibrillatore. Il 16enne stava giocando in oratorio ad Arezzo quando ha visto l'uomo cadere a terra a causa di un infarto. E come abbiamo visto che non c'era battito, subito dopo aver chiamato il 118 abbiamo iniziato con il massaggio cardiaco, poi dopo nemmeno un minuto sono corso a prendere il defibrillatore insieme ad un altro ragazzo che mi ha indicato dove era. Per utilizzare un defibrillatore è importante avere seguito un corso. Grazie alle sue conoscenze apprese a scuola e nei 9 anni da scout, non ha esitato ad intervenire. Tutto questo l'ho imparato a scuola, massaggio cardiaco e tutto quello che lo precede, dal chiamare l'ambulanza a quando lo portano via. In più quest'anno abbiamo introdotto nelle lezioni anche il defibrillatore didattico. Il medico che in ospedale ha inserito un pacemaker nel cuore del 52enne gli ha confermato che senza l'intervento del giovane Angelo Custode non sarebbe sopravvissuto. Oggi sono contento e però ancora un po' provato, dai.